Quello è Simone, custode e autista del collegio. L'altro è Laforet, il giardiniere. Rientra dalle ferie. Il signor De Brazzi lo ha già conosciuto e insegnerà educazione fisica e nuoto. Lui è Richard Barrett, maestro di equitazione. È andato a un concorso ippico a Parigi e sembra che si sia affermato. È al collegio già da un paio di mesi. Ma noi lo consideriamo ancora un novellino. È tutta invidia. Lei insegna qui da molto tempo, signorina Martin? Da 2 anni. Sono quasi una nuova anch'io. Venni al collegio per fare una supplenza estiva, come voi. Andai subito d'accordo con la signorina Transfield, la direttrice, e sono restata. Ah, siamo quasi arrivati ormai. Le ragazze saranno sicuramente in ansia, l'arrivo di nuovi insegnanti le incuriosisce sempre. Immagino la loro impazienza di vedere come siete. Ce ne sono molte. Beh, adesso no. Saranno una decina al massimo. Le altre sono andate a casa per le vacanze. Qualcosa che la interesserà, visto che lei è insegnante di scienze. Noi la chiamiamo la casa degli insetti. Uno strano padiglione pieno di bestioline piuttosto ripugnanti. Oltretutto vive. La fece costruire un entomologo per la sua collezione. Vi sono degli esemplari molto rari. Sì, mi farà piacere visitarla. Vi abita qualcuno? No, il professor André, che ha cura degli insetti, abita in un cottage sulla collina. Era molto amico di quell'entomologo, credo. Ah, guardate, eccola le ragazze. Su, ragazze, andiamo a vedere. A vedere che? Arrivano i nuovi insegnanti, non sei curiosa? Non particolarmente. Già, è vero. Quelli nuovi non ti interessano. Si vede da come sei vestita. Che vuoi dire? Niente. Lucille, non trovi strano questo suo improvviso amore per i cavalli? Jill, piantala! No, figurati, che dica quel che vuole quella strega, non la sento neanche. Piuttosto, perché non corri a vedere il tuo adorato playboy? 60 anni, con la faccia da scarpa vecchia, garantito. Ma non può essere vecchio, visto che viene qui a insegnarci ginnastica e nuoto. Sarà certamente un fusto, inoltre è italiano. Chi è italiano? Cinzia, sei proprio una tonta. Ma se Jill non parla d'altro da più di una settimana? Margaret, vieni con me, così mi trattieni. Se dovessi perdere la testa. Lucille, cara, e tu non vieni a vedere Richard? Jill, quand'è che imparerai a farti gli affari tuoi? Ah, bene, bene, ha preso proprio una scuffia. Sapete che vi dico? Avremo un'altra amazzone. E visto che c'è già una concorrente, care mie, la cosa diventa seria. Lucille... Ma smetta. Su, su, andiamo, torniamo a vestirci. No, no, diamo prima un'occhiata. Ehi! Aspettatemi! Aspettatemi!
no, è uno schianto. Con quello io divento subito una campionessa. E se gli dicessi che non so nuotare, così mi faccio toccare? Lo fanno sempre quando ti insegnano. Guarda, c'è anche una nuova. Un magnifico posto. Sì, e la foret tiene molto bene il giardino. Io mi vado a vestire. Attenta che Jill non combini guai, ci penso io. Prego. Buongiorno, signorina Transfield. La signora Clay. Il signor De Braz. Piacere. Si accomodino, signori. Non c'è niente da fare, sono fritta. Sento già che prenderò una cotta, è così atletico. Avanti, passami. T'attento, è di piombo. Cosa c'è lì dentro, un morto? Direi, visto quello che pesa. Forse c'è un cadavere tutto tagliato a fettine. Mettetelo nello studio della direttrice, quella è un vampiro. Lucille, dov'è finita? Ti interessa tanto? A me, figurati. Signor Cavaliere Rubacuori, ha un pacchetto per me? L'ha ritirato la Forea alla stazione. Sì, l'ho preso io. Ne inventate sempre una per farmi lavorare. Simon, è sotto il sedile. Daglielo. Grazie. Cos'è questa volta? È una bomba che ho ordinato per far saltare la scuola. Mi tenga informato, così io mi squaglio in tempo. Andiamo. Signorina Transfield. Le piace la sua nuova stanza? Certo, la ringrazio. È adiacente alla mia. Lei è diventata per me un'ottima collaboratrice e mi sarà utile averla vicina. Ci vediamo più tardi. Che li portiamo subito su i bauli? No. Li porterete di sopra quando occorreranno. Bentornato. Grazie. Come si è comportato Summa Prince? Oh, lui benissimo. Buona. Sono io che senza di lei non valgo niente. Ah, sì? Due volte mi ha rifiutato il muro stamani. Non ha voluto saperne di saltarlo. Se ci fosse stato lei non se lo sarebbe permesso. Beh, gli insegneremo a essere più gentile, eh? Vuol fare lezione domani pomeriggio? Quando vuole lei, per me va sempre bene. D'accordo, allora. Oh, quando vuole lei, per me va sempre bene. Mi è sembrato di sentire
una vocetta gelosa poco fa. Chissà chi è. Io gelosa? E di chi sarei gelosa? Sono la vocetta gelosa che ho sentito. La padrona di quella vocetta vuol prendere lezioni anche lei? Anzitutto non sono gelosa e poi non intendo... Perché ha paura dei cavalli, eh? Oh, ma non ce n'è assolutamente ragione. Lei si metta nelle mie mani e le sembrerà di vivere in una favola. La farò sognare ad occhi aperti. Sei proprio un matto. Esatto. E lei chi è? Adesso diventa indiscreto. Rispondi, ragazza, oppure sarò costretto a farti frustare dal mio scudiero. Oh, no, ve ne supplico, messere. Io mi chiamo Cappuccetto. Cappuccetto Rosso. Che cosa? Voi, per caso, sareste quella che affrontò il lupo cattivo? Proprio quella. E voi chi siete? Io mi chiamo Riccardo, figliola. Non sarete mica Riccardo Cuor di Leone? Modestamente. Oh, ma quale onore per me, sì. Prego, l'onore è tutto mio. E per continuare questa conversazione, dove vogliamo vederci? Va bene alla casa degli insetti. Un posto molto romantico. Tra un'ora. Tra due ore. Se hai un altro impegno, io non voglio certo... Bene, allora siamo d'accordo, signorina Lucille. Arrivederci. A tra poco. Signor Richard. Prego, signorina. Mi dica. Le ricordo che tutte le ragazze, senza eccezione, debbono seguire gli orari già fissati dalla direzione. Sì, naturalmente. Naturalmente. Margaret, vieni con me. Dove? In camera mia. Che è successo? Vieni a vedere. Su, andiamo. Che cosa c'è? È un segreto. Se è un segreto, cosa mi ha chiamato a fare? È un segreto tra te e me. È un regalo di papà. Guarda. Che roba è? Come sarebbe? Non lo vedi? È un walkie-talkie, una specie di telefono privato. Sai, con questo qui posso parlare con te sino a 5 o 6 chilometri di distanza. Perché te lo sei fatto mandare? Mi serve per il mio lavoro. Vuoi dire per il tuo libro? Certamente. Adesso sto scrivendo un capitolo in cui la spia è rinchiusa nel sotterraneo di un monastero, perché il falso priore in realtà è un criminale e il mio eroe si salva usando uno di questi cosi. E dove va? Questo ancora non lo so, Margaret, è proprio quello che devo inventare. Vediamo intanto se funziona. Cosa devo fare? Spingi il bottone rosso e di allò qui 000 o roba del genere. Io scendo in giardino, tu sta qui e vedi se mi senti. D'accordo. La forêt? La forêt? Sì? Ha ritirato il mio baule alla stazione? La signorina Martin si occupa dei bagagli. Lo domandi a lei. Grazie del consiglio. Volevo solo sapere se lo aveva ritirato lei. Ma io o forse Simon. Ce n'era più d'uno. Dove li hanno messi? In cantina. Grazie per la sua squisita cortesia.
Alcuni genitori delle ragazze hanno insistito perché tenessimo un corso di nuoto subacqueo. Sinceramente, signor De Brazzi, io ho molti dubbi. Sulle mie capacità, signorina, o sul nuoto subacqueo? Sul nuoto, naturalmente. So bene che lei è un ottimo istruttore, altrimenti non sarebbe qui. St. Hilda è un collegio di prim'ordine. Le allieve vengono dalle migliori famiglie d'Europa ed America. Oggi la migliore società si dedica allo sport subacqueo. Lo trovo orrendo. Gli uomini non sono dei pesci ed è pericoloso oltretutto. Non tema, le allieve praticheranno lunghi esercizi prima che consenta loro di immergersi. Dovremo comprare tute di gomme e autorespiratori, immagino. Per ora non occorre. Ho portato con me tutto l'equipaggiamento necessario per le prime lezioni. È nel mio baule. Qualcuno qui? Gela! Jill! Lo so che sei tu! Finiscila di fare scherzi! Jill! Oh, mi scusi, credevo fosse uno scherzo di Jill. Richard! Richard! Ciao, Lucille. Che fai qui, figliola? Io non sapevo che lei fosse tornato e volevo vedere se era tutto in ordine. Ti ringrazio. Sai, sono tornato ieri sera. Che vuoi? Tutti gli anni faccio lo stesso errore. Vado a passare le vacanze da mia sorella con grande entusiasmo, senza mai ricordarmi che è anche più anziana di me e molto più brontolona. E così, dopo solo un paio di giorni, sento la nostalgia dei miei animali, dei miei uccelli, dei miei insetti e me ne vado prima del tempo. No? Hai già avuto la tua razione, goloso. Questi vermi sono per gli uccellini in cova.
Lucille, io vado alle voliere, ci vediamo domani. E grazie del tuo interessamento per le mie povere creaturine. Arrivederla. La casa di Cappuccetto Rosso oppure ho sbagliato indirizzo? Caro, mi hai spaventato. Incredibile, io non ho mai spaventato nessuno in vita mia. Sei matto. Matto? Ma che dici? Io non sono matto, al contrario. Io sono il lupo cattivo, il lupacchiotto che vorrebbe mangiare Cappuccetto Rosso. Ma io non mi faccio mangiare. Allora sono venuto per niente. Sono dolente per lei. Beh, mi trasformerò in un personaggio più romantico. D'accordo? Certo. Sono venuta qui ad aspettare Riccardo Cuor di Leone perché mi porti via sul suo cavallo bianco. E ha aspettato molto? Oh, secoli. Adesso so che è andato a fare un torneo a Parigi. Si sarà divertito tanto. Certamente circondato da uno stuolo di belle ragazze. E così non avrà mai pensato a me, che mi struggo per lui. Che vigliacco. Ma chissà, potrei farlo venire io qui se ci tiene tanto, ma in compenso lei accetterà la mia corte. Oh, signore, non posso davvero, perché io amo Riccardo. È stata fedele. Sempre. Non ha mai guardato nessun altro. Mai. Però lei mi trova affascinante. Terribilmente. Allora, se verrà qui, stasera alle 10, troverà Riccardo. Ci sarò. Come posso ringraziarla? Jill, che cosa fai nella stanza del signor De Brazzi? Gli ho chiesto di darmi qualche ripetizione, signorina Transfield. Che cosa? Così? Senza vestiti addosso? Il signor De Brazzi, quando dà lezione, fa le cose molto sul serio, signorina Transfield. Con i vestiti addosso rischio di annegare. State attente, c'è in giro la Martin, sta per venire qui. Ah, sì? E lei, signorina Martin, che cosa fa nella stanza del signor De Brazzi? Salve, ragazze, restate pure comode. Non riesco a trovare Betty Ann, l'avete vista? Sono qui. Betty Ann, è un'ora che ti cerco dappertutto. Che fai con quella tuta? Jill. Sì, signorina. Perché hai detto di essere Betty Ann? No, io volevo dire che l'ho vista. Dove? Stava andando dalla Foret. Perché? Ma questo non lo so. Ne riparleremo. Sedetevi. Dove hai preso quella tuta da sommozzatore? Me l'ha mandata papà. E per quale ragione te la sei messa addosso? Mi preparo per le lezioni del signor De Brazzi, signorina. Tu hai visto Betty Ann? No, signorina. Io dico che è stata uccisa dalla Foret. Non è il caso di scherzare. E chi scherza? Ha dato la caccia anche a me? Tra non molto sarà buio. Quello è il momento in cui colpisce. No, io so dove potrebbe essere Betty Ann. Di certo al maneggio, vuol diventare un amazzone ad ogni costo. Ma no, non può essere. Lo sa benissimo anche lei che tanto non ha nessuna speranza. Chiedilo a Lucille. Neanche ti rispondo. Pace, ragazze, pace. Avete visto come se l'è presa? Impicciati degli affari tuoi. Avanti, tanto lo sappiamo tutte, cara. Wendy, se tu non la smetti io... Lucy. Non si trova? Ho guardato ovunque, signorina.
Chi l'ha vista per ultima? Jill, signorina. Stava cercando il suo baule, signorina Transfield. È entrata forse dalla foresta? Sì, signorina, ma quando è uscita era ancora viva. Come viva? Ma che cosa ti sei messa in testa, figliola? Vede, io mi interesso di indagini poliziesche. Ti consiglio di interessarti con più serietà dei tuoi studi. Sì, signorina. Tu sei certa che stava cercando il suo baule? Sì, la Forelle ha detto che era in cantina, ma poteva essere un trucco per attirarcela. Forse quella sciocca è rimasta chiusa là dentro. Andiamo a vedere. Vieni, Jill. Deve essersi guastato l'interruttore. Allora non scenda. No, ci si vede abbastanza. Vuole che venga con lei? Non è affatto necessario. Betty Ann! Betty Ann! Stia attenta ai ragni! Non dire sciocchezze, Jill. Può anche essere un sabotaggio. Non si sa mai. No, no, qui non c'è. Ha guardato dietro le casse vuote. Che cosa vuoi che faccia là dietro? Potrebbe essere svenuta. O forse è caduta nel baule che poi si è chiuso. È inutile, qui non c'è. Ritorna pure con le altre. Va bene. Era laggiù? No. Non sarebbe meglio avvertire la polizia? No, di certo. È solo una questione interna della scuola. Lei non pensa che potrebbe essere andata al villaggio? Può anche darsi, per quanto sappia che questo è proibito. Comunque ho già mandato Simone a cercarla. Sono sicura che non c'è da preoccuparsi. Sì, lo credo anch'io. Ma certe mancanze non dovranno mai più ripetersi. In avvenire, signorina Martin penserà lei a sorvegliarle. Sì, certo. E lei, signora Clay, provveda subito per favore a che tutte le ragazze rimangano nelle proprie stanze. Signorina Transfield, non pensa che forse sarebbe opportuno cercare anche nel parco finché c'è luce? Può essere caduta. Magari una semplice distorsione che però le ha impedito di rientrare. Sinceramente mi sembra improbabile, ma comunque proviamo. Che noia. Facciamo un giretto? La signorina Martin ha detto che non dobbiamo assolutamente muoverci dalle nostre stanze. Beh, io esco. Tu invece resti qui. La signora Clay, quella nuova, è in giro di ronda. E tu dove sei stata? A origliare dietro le porte. Che cosa credevi? Che fossi stata a lezione di nuoto con il signor De Brazzi, forse? Chi è Cinzia Fellow? Sono io, Cinzia Fellow. E voi perché siete qui? Ce ne stavamo andando. Io non potrei fare una passeggiata. Nessuna deve muoversi dalla sua stanza. E che non ti venga in mente di disobbedire. Ti avverto che sarò sempre qui in giro per controllarvi, chiaro? Denise, è un guaio. Io ho appuntamento con Richard. A che ora? Alle 10. Quello può capitare qui quando non ci sei. Che le racconto? Se viene quando non ci sono me ne infischio, ma come faccio a uscire? Vi avverto, io sarò sempre qui in giro per controllare. Vattene via. Accidenti a Betty Ann, ma dove si sarà cacciata? Thank you.
Stanno cercando il cadavere. Quale cadavere? Quello di Betty Ann, è chiaro, ma non lo troveranno. Ma che ti salta in mente? Succede così anche nel mio libro. Quando la spia fugge dal monastero e si nasconde nella palude. E intorno i poliziotti con i mitra e i walkie-talkie. Ho offerto il mio alla Transfield. E lei che ti ha detto? Ho detto che preferiva il suo fischietto. Niente, signorina Transfield. E allora rientriamo. Dover spegnere la luce alle 10 non è giusto. Betty Ann se ne va a spasso e noi ci andiamo di mezzo. Questa volta però la paga. La direttrice la mangerà viva quando ritornerà. Cosa fai qui, Denise? Ritorna in camera tua. Dove vai? A far la doccia. Come sei pulita. Siamo d'accordo, eh? Lo sai chi mi ricorda? Lucille? No, la signora Clay. Il lupo mannaro. Tieni, li avevo già letti. Spegni la luce, la signora Clay sta per venire qui. Me la saluti, io leggo anche al buio. Sta a vedere. Quando te lo dico, spegni. Ok, adesso. Thank you.
Sto così in pena per quella ragazza. Quando tornerà? Molto presto, secondo me. Per essere nuova, ho visto che lei ha molto polso. Ho una lunga esperienza. Ah, non sapevo. Miss Marty, in palestra c'è la luce accesa. Ci sarà il signor De Brazzi. Sarebbe bene accertarsene. Ci andrò io. Richard? Dove corri? Richard! Parla, che cosa è successo? Betty Ann è morta! Che dici? Sì, è morta! L'ho vista io! Dove? Nella casa degli insetti, dietro la tenda! Lucille, forse abbiamo scherzato troppo. E la storia del lupo cattivo ti ha dato alla testa. Ma no, non me lo sono sognato! Era lì dietro, te lo giuro, Richard! Bene, andiamo a vedere. No, no! Non posso! Non c'è niente qui. Com'è possibile? L'ho vista io, Richard, te lo giuro. Io non sono pazza. Smetti. Io l'ho vista. Basta. Non sono pazza. Ho detto basta. Te lo giuro. Scusami, cara. Adesso calmati. Non hai fatto che pensare a Betty Ann. Tanto che t'è sembrato di vederla. Richard. Portami via! Non voglio più stare in questa scuola, portami via subito! Amore, senti. Adesso sei sconvolta. Ma devi ragionare. Viene qualcuno. Resta qui qualche minuto. Poi torna al collegio. Fa la valigia e aspettami alla piscina alle 3, d'accordo? Ci sarò, Richard. Avevo sentito gridare. Già, era sembrato anche a me, ma è tutto in ordine. Questa è la famosa casa degli insetti di cui la signorina Martin parla tanto. Che cosa sarà stato quel grido? Avrei giurato che venisse da qui. Ma forse la scomparsa di Betty Ann ha creato in tutti noi... È lui che ci ha tratti in inganno. Un tucano, molto interessante. Voglio proprio tornare a vedere questo posto di giorno. Il professor André ne sarà certo felice. Questo è un po' il suo regno. Lei abita al collegio? No, io sto nella vicina dépendance. Da quella parte? Sì, dove sono le scuderie. Allora possiamo rientrare insieme. Con piacere. Conviene passare di là.
C'è una scalinata che porta direttamente al collegio. Ah, non lo sapevo. Io sono venuta dall'altra parte, dov'è la palestra. Vedrà, passando dalla scala, si può arrivare qua giù molto più presto. Ecco, io vivo là. Bello. E soprattutto meno tetro del collegio. Allora, buonanotte. Buonanotte, signora Clay. Che cosa stai facendo qui a quest'ora? Sono venuta a fare una doccia, non riesco a dormire per il caldo. Allora sbrigati e ritorna a letto, ho avverto la direttrice. Sì, signora. C'è qualcuno?
succede? Chi ha gridato? Che cos'hai? Cosa è successo? Hanno ucciso Lucille. L'ho sentita urlare. Ma non dire stupidaggini, Jill. Lucille, tu hai gridato? Qualcuno ha cercato di entrare qui. Jill! Non ero io, lo giuro. Sei tu che spaventi sempre le compagne con i tuoi scherzi, lo so. Qualcuno ha cercato davvero di entrare. Lucille, ma che cosa succede ora anche a te? Ti fai influenzare da Jill? Stai perdendo la testa? Non è vero, Bettiana è morta. Finiscila! Chi c'è nella doccia? Vado a vedere io. Sì, e voi tornate a letto. Denise può restare qui stanotte? A volte, ragazze, io non vi capisco davvero. Su, venite. Che cos'hai, Jill? Che altro hai inventato adesso? Cinzia è morta. Ho detto di smetterla con i tuoi stupidi scherzi. Va a letto. Oh, Jill. Jill. Non fare così. Che ti Jill. Senti? Un omicidio. Non capita spesso da queste parti. Sei fortunato, al primo incarico un caso importante. Lo spero. Non è la prima volta che vi fanno correre per dar la caccia alle mosche. Vedrà, sarà un errore o una disgrazia. È difficile essere strangolati per disgrazia. È stato La Foret, il giardiniere. Guarda sempre le ragazze quando vanno a farsi la doccia. L'ho visto io. Si arrampica sull'albero di fronte. È per questo che io non faccio mai la doccia. Spia le ragazze quando si spogliano. Sei sicura? Sì, signora. Farai bene a dirlo alla polizia. Il medico e la scientifica stanno arrivando. Va bene. Guardate in giro se ci sono indizi. Io vado in direzione. D'accordo. Chi era? Cinzia Fellow, di nazionalità inglese. I suoi genitori vivono nel Kenya. Andava sempre a casa a Natale, ma passava qui l'estate. Ah, e tutte le ragazze ospiti del collegio hanno i genitori all'estero? Sì, quasi tutte. Il padre di Jill credo sia un uomo d'affari, poiché è sempre in viaggio. Lucille è rimasta orfana da poco. Ha perso i genitori in un disastro aereo ed è praticamente sola al mondo. Le fa da tutore un giovane cugino che lei nemmeno conosce. La madre di Wendy è un'attrice e gira film in America. Vorrei vedere la ragazza che ha trovato il cadavere. Il giardiniere, eh? Dopo vedrò anche lui. Grazie, signorina. Può chiamarmi Jill. Grazie, Jill. Tutto qui? Sì, certo. Io volevo aiutarvi. La farò chiamare se occorre. Ho anche un walkie-talkie. Brava. Vada a giocarci ora. Noi abbiamo molto da fare.
Abita al collegio questo Lafore? No, ha una casetta qui accanto, quella laggiù. Come mai non si è ancora fatto vedere, nonostante il trambusto? Non lo so, probabilmente dorme. Ha il sonno duro. Ho trovato questo in un armadietto, gettato sul fondo. Bravo, Gabin. Infangato e zuppo. Qualcuna teneva a nascondere di essere uscita. Lei può dirci chi è? C'è l'etichetta. Dopo va a cercare il giardiniere. Abita in quella casetta che si vede dalla finestra. Lucy. Mi parli di questa Lucille. Lucille, non posso. Nessuno si accorgerà che ci sei tu nel mio letto se tieni la testa sotto le lenzuola. Ma questa tua fuga è ridicola, è assurda. Devo andarmene. Chi ha ucciso Cinzia in realtà voleva uccidere me. Ma che dici, perché? Perché ho visto Betty Ann morta. E non l'hai detto alla polizia? Dove sta? Non lo so, il corpo è scomparso. La polizia non mi crederebbe. Lucille, ma sei sicura di non esserti sbagliata? Lo vedi, neanche tu mi credi. Comunque stiano le cose, tu non puoi fuggire così. Devo farlo e tu mi aiuterai. Richard mi aspetta giù alla piscina alle 3. Dovreste già essere a dormire. Tu torna in camera tua. No, la prego, la faccia restare con me. Va bene, ma smettete di parlare. Forse non ha importanza, ma 10 minuti prima del... Lucille era nella doccia. Ne è sicura? C'era anche la signora Clay con me. Glielo potrà confermare. 10 minuti prima. Chiedo se Cinzia non sia stata uccisa per errore, per uno scambio di persone. Ogni omicidio ha un movente. E nel caso di Lucille può essere il mezzo milione di sterline che le ha lasciato il padre. Mi chiami questa ragazza, per favore. Sarà interessante sapere dove è andata stanotte. Occhio, hai gli sbirri alle costole. Quando la smetterai di fare la stupida? Ma è la verità. Vedrai, ti faranno il terzo grado. La Martin sta venendo qui da te. Io ti ho avvertita. Denise, che cosa devo fare? Non ne ho idea. Ma certo non puoi andartene ora. E oltretutto, credi proprio che Richard meriti tanto? Che cosa sai di lui? Forse... So che mi ama. E non voglio sapere altro. Lucille. Mi dispiace farti alzare, ma l'ispettore vuole vederti subito. Non devi preoccuparti, cara. È una semplice formalità. Va bene, signorina. Vestiti, ti accompagno. No, no, non si disturbi. Ci penserà Denise a accompagnarmi. Come vuoi. Fa presto, eh? Mi accompagnerai fino alla direzione. Se alle 3 sono ancora dentro, tu corri alla piscina. No. Ti supplico, Richard mi aspetta e non so quanto mi tratterranno. Che aspetti? Ma non capisci? Se la polizia lo trova lì, lo interroga e non potremo più fuggire. Denise. Mi va bene. Avanti. Lei è Lucille? Sono l'ispettore Duran.
Si accomodi. Grazie. Glielo chiedo di nuovo, dov'è andata questa notte? La Foray, il giardiniere, è morto. Omicidio? Sì, ha una falce nel petto. Chiedi altri uomini alla centrale. Sì. Ha sentito, signorina? C'è un assassino qui intorno, un maniaco. E lei non vuole parlare. Ma si rende conto che può colpire ancora? Mandateci altri uomini. Lasciala, vigliacco!
Venga, su. Ho visto che l'ha buttata in acqua. Aveva la tuta e il respiratore. È corso verso il bosco. Gabè, non può essere lontano. Stava scappando. Ma che dice? Io non scappavo. Ho sentito urlare e mi sono messo a correre sul sentiero. Non sapevo di questo fosso e sono caduto. E dove ha messo? Il respiratore e il resto della tuta? Non li avevo addosso. A che scopo? Però hai i calzoni di gomma. Sì, questi certo. Ah, sì, eh? E perché gira combinato in questo modo? Faccio del footing e metto sempre questi calzoni e anche un foglio di plastica qui sotto il maglione. Sa, mi fa sudare e così butto via la pancia. Io devo stare attento al fisico. Voi cercate nel ruscello. Vedete se trovate il respiratore e il resto della tuta. Buongiorno. Chi è lei? Sono il professor André. Lei cosa fa qui? Io? Mi hanno messo di guardia per non fare entrare nessuno. Ma io devo entrare, devo nutrire gli insetti. Sarà bene che lei parli con l'ispettore Durand, professore. Lo farò volentieri, ma desidero prima dare un'occhiata alla mia collezione. Non vorrei che avessero rubato qualche cosa. No, professore, qui non è stato commesso un furto, ma un omicidio. Un omicidio? Io non c'entro in tutta questa faccenda, ispettore, glielo ripeto. È stato solo un caso che mi trovassi lassù. Ho sentito urlare e sono corso. E lei si allena sempre vestito in quel modo? Sempre, ispettore. Ognuno ha il suo sistema. Capisco che può sembrare ridicolo, e non solo a lei. È per questo che lo faccio soltanto di notte. Vede, il mio metodo si basa su un principio elementare. Sì, me lo illustrerà un'altra volta. Può andare, ma non si allontani dal collegio. Va bene, ispettore. Grazie. Niente per ora. Non si è trovato niente nel ruscello. Comunque, seguitiamo a cercare. Ah, sono arrivati i rinforzi dalla centrale. Hanno portato anche i cani con loro. E qui che novità? Nessuna. Stiamo cercando di rintracciare questo cugino di Lucille, che amministra il suo patrimonio fino alla maggiore età. Ma non l'abbiamo ancora trovato. Sappiamo solo che ha lasciato Parigi da 2 mesi. Sì! Salve, Jill. Come va, Denise? Meglio? Sì, grazie. Ora vuole mettere lei sotto torchio? No, è ancora sconvolta. Lei è sconvolta. E io che cosa dovrei dire? E tu che cosa hai fatto? Cosa ho fatto? Mi sono buttata per salvarla. Sei stata molto coraggiosa. Ah, lo può ben dire. Qui c'è uno che vuole farci fuori tutte e noi dobbiamo arrestarlo. Noi? Sì. Betty Ann è scomparsa e non si trova. Abbiamo avuto 2 omicidi proprio sotto il naso e voi non avete ancora scoperto l'assassino. Ho fatto circondare il parco. Finiremo per individuarlo. Ormai è soltanto questione di tempo. Hanno fiutato qualcosa. Scusi, l'ispettore Durand? Sì. Io sono il professor André e vorrei parlare con lei. Sì, anch'io vorrei parlare con lei, professore, ma non ora. Oh,
signorina. No, no, Transfield, più tardi. Scusi, io ho bisogno di parlarle. No, non ora, professore. Ma qui nessuno mi vuol stare a sentire. Vada in direzione e mi aspetti lì, la prego. Ispettore, è qui! Ciao, Lucille. Ho saputo adesso di Cinzia. Che cosa terribile. Anche Betty Ann è morta. Morta? Betty Ann? A me hanno parlato di un solo omicidio. Ne sei certa? Chi te l'ha detto? L'ho vista io, ma poi è scomparsa. Come è scomparsa? Io non lo so. Dopo hanno cercato di uccidere Denise, credendo che fossi io alla piscina. Qualcuno vuole uccidermi. Ah, non dire sciocchezze, figliola. Professore, lei deve aiutarmi. Qui non ci sto, mi sento impazzire. Posso venire da lei? A casa mia? Sì, non mi dica di no. Nascosta a casa sua, nessuno mi troverà. Io sono pronto ad aiutarti, cara, ma... È ridicolo e assurdo. Che sciocchezze. Sei sconvolta e non sai quello che dici. Ora vai in camera tua. Con tutti i poliziotti che ci sono in giro, è certo il posto più sicuro. Su, obbedisci. Deve scusarla, professore. Lei è il professor Andrei, immagino. Sì. Sono la signora Clay. Oh, molto piacere. Allora? Sì, è Betty Ann. Bene. Bene? È stata strangolata. Ci saranno impronte sulla gola. Possono condurci all'assassino. Voglio rivedere le due ragazze. Ma ispettore, hanno i nervi a pezzi. Io devo sapere per quale motivo Lucille non vuole parlare. Quei vestiti infangati dimostrano chiaramente che è stata fuori. E nella doccia l'assassino era convinto di uccidere lei. E la ragazza della piscina? Già, perché Lucille ha gridato "l'ho uccisa io"? Per isterismo? No, signorina, non basta. Lucille aveva appuntamento con qualcuno, ma io l'ho chiamata e lei ha mandato l'amica. Un assassino piuttosto miope. È il secondo errore di persona. Portava una maschera subacquea e aveva fretta di uccidere sapendo che c'era la polizia. Sara, ma perché ha ucciso la foresta? Per non correre rischi. E quali? Poteva aver visto l'assassino nella doccia. E Betty Ann? Quanto a lei non lo so davvero. Forse aveva scoperto qualcosa e Denise e Lucille possono saperlo. Dov'è l'ispettore? Con la signorina Transfield. Poco fa hanno ritrovato il corpo di Betty Ann. Siamo tutti sospettati, io in particolare. Ma è assurdo pensare che il colpevole possa essere uno del collegio. È certo l'opera di un pazzo. Su questo non c'è nessun dubbio, ma si tratta di un pazzo a piede libero che forse è ancora qui. Perché ci hanno chiesto di riunirci? Per prenderci le impronte. Le impronte digitali? Sì, vogliono vedere se corrispondono a quelle rilevate sul collo della ragazza. Scusate, ma la squadra della scientifica non sarà qui prima delle 9. Vi prego di tornare per quell'ora. Si tratta solo di una formalità. La direttrice è ancora con l'ispettore? Sì, ma tra poco verranno qui insieme e vogliono vedere due ragazze, Lucille e Denise. Le chiamo io. No, signora, ma forse è in infermeria con Denise. Vado a vedere? Vado io. Svegliate Denise e ditele di andare subito in direzione. L'ispettore le vuole parlare. Aiutatela voi a vestirsi. Lucille non è qui. No, signora. Non si è vista oggi pomeriggio. Ah!
sta buono. Devi tornare a casa, è tardi. Sta buono. Soltanto per questo. Non volevo tradire la fiducia che Lucille ha sempre avuto in me. E non potevi dirmelo stamattina? Era un segreto, non potevo. Ma è ridicolo. Sapevi che Lucille aveva visto il corpo di Betty Ann. Sapevi che c'è in giro un assassino. Sei andata all'appuntamento al posto della tua amica rischiando la pelle e non parli? Hai trovato Richard? No, e nessuno sa dirmi dove sia. Seguita a cercarlo e portami qui il professor André. Bene, ispettore. Da quanto è qui questo Richard? Credo che sia venuto 2 mesi fa, ma sono sicura che lui non c'entra in tutta questa storia. Solo 2 mesi? E Lucille? Quando avrà 18 anni? Li avrà esattamente dopodomani. Sguinzaglia tutti gli uomini, dobbiamo trovare sia lei che lui. Sì, signore. Tu sai dov'è Lucille? Ti ho chiesto dov'è. Beh, si sentiva abbattuta e allora... E allora? È uscita per cercare Richard. Ha bisogno di qualcosa, signorina? No, no. Per caso ha visto il signor Richard? Sì, è giù dove hanno iniziato i lavori, vicino alla vasca della calceviva. Grazie. Grazie a Dio, non ti sei fatta male. Sbucando così hai spaventato il cavallo. Poteva ucciderti. Via. Va meglio così? Non avrai più paura adesso. Dov'eri ieri notte? Non certo alla piscina, è naturale. Con quello che è successo e la polizia in giro, la nostra fuga era diventata impossibile. Non sarei andata laggiù ad aspettarmi, spero. Io no. Ma c'è andata Denise. Che vuoi dire con questo? Capisco. Tu stai pensando che forse ero lì invece. Eh? No. No. È solo che... È solo che potrei anche... averla aggredita io. No, non è vero. Ti prego, cerca di capirmi. Non sai quello che ho passato. Ho tanta paura. Ti prego, Richard. Non mi devi lasciare. Senza di te sarei persa. Ho soltanto te al mondo. Prego. Anche tu sei importante per me, Lucille. Io ti amo. Più importante di quanto non pensi. Lucy!
Eccomi, eccomi, chi è? Ah, giovanotto, cosa vuole? Ah, scusi il disturbo, professor André, ma l'ispettore Durand la prega di venire al collegio questa sera alle 9. Sì, va bene, verrà senz'altro. Venga, sergente, presto! Guardi laggiù, è orribile. Tiratela subito fuori di qui. È la signora Clay. Ha avverto l'ispettore. Dov'è ora il tuo Richard? Non lo so, non lo so. O non vuoi dirlo? Sei innocente perché non si presenta? Non lo so, forse non sa neanche che lo cercate. Hai un appuntamento con lui? Dove? Quando? No! Ispettore, forse è meglio. Sì? Sei certo? Dove? Ho capito. Falla portare subito qui. Io intanto provvedo ad avvertire la scientifica. La rimandi nella sua camera. La signora Clay. L'hanno trovata adesso. Uccisa. Era nel pozzo della calce viva. Lucille, sai perché ti hanno fatta uscire dalla direzione? Sai cos'è successo? Richard. Non si tratta di lui. La signora Clay l'hanno trovata morta. Ma qui vogliono ammazzarci tutte. Oggi io non resisto più. Vado a sentire che altro succede. No, ti prego, resta con me. No, devo sentire. È la Clay? Sì, non c'è dubbio. Anche se sfigurata, questi oggetti che avevo addosso sono stati riconosciuti dalla Transfield. Comunque controllerò i suoi documenti, forse risulterà qualche segno particolare. Cosa fa lei qui? Mi hanno detto di venire alle 9 perché lei voleva vedermi. Sì, scusi, già più tardi, professore. Quella va cercando guai. Voglio ancora altri uomini. E anche i risultati degli esami dattiloscopici. Sì, il dottore è qui e sta facendo un primo esame. Sì, capo, la terrò informata. Dio, un'occhiata qua, ispettore. Legga, era nella camera della signora Clay. Che cosa? Non è possibile. Sei sicuro? Era in un cassetto. L'ho trovata mentre cercavo i suoi documenti. È assurdo. Thank you.
professore! Professor André! Richard! Più sentirti. No, non può essere. Lei è morta. No, la signora Clay è morta. È stata la prima vittima di questo gioco. Ma allora lei chi è? Il tuo amato cugino Pierre, mia cara. Povero Richard. Anche lui ha avuto il torto di mettersi sulla mia strada. Sarà un'altra vittima della signora Clay. Quella vera, che troveranno in una fossa di calce viva, sfigurata e irriconoscibile. Troveranno anche la sua confessione e tutto sarà chiaro. Era una povera pazza affetta da mania omicida, che ha ritrovato la ragione in seguito allo shock del suo ultimo omicidio. Quello della povera Lucille. E naturalmente, presa dal rimorso, si è suicidata. Perfetto. Non ti pare? Ma perché? Perché tutto questo? Non lo hai capito. Eppure è semplice. Vedi, era tutta questione di tempo. Tra 2 giorni compirai 18 anni e la mia tutela finisce. Parte dei soldi che ti ha lasciato tuo padre è sfumata. Forse non sono stato un buon amministratore. Ma c'è di più. Mi sono molto affezionato al patrimonio che è rimasto. E per tenermelo, tu lo capisci, c'è che una soluzione. Tu non avrai mai 18 anni. Richard, è vivo! Pronto, pronto, alla villetta di André stanno uccidendo Lucille. Presto, venite! Dio fa che mi abbiano sentito. Tieni, avevi dimenticato questo in direzione. Grazie. Thank you.
Questo era il punto forte di Pierre. La confessione di un'assassina che si era poi suicidata. Aveva portato qui il corpo della vera signora Clay per usarlo dopo aver ucciso Lucille. Con questa lettera non ci sarebbero stati dubbi. Ma allora perché ha buttato il cadavere nella calce prima di essere riuscito a uccidermi? Le impronte trovate su Betty Ann potevano tradirlo. Fu costretto ad accelerare i tempi e ti avrebbe uccisa se non fosse stato per Richard, che avendo scoperto il baule vicino al pozzo della calce lo obbligò a cambiare i suoi piani. È chiaro che il sottoscritto ha il fiuto del poliziotto. Quando mi capita un altro caso difficile la manderò a chiamare. Arrivederci e buona fortuna. Arrivederla, ispettore, grazie. Arrivederci. Addio, Denise. Arrivederla. Jill? L'accompagno alla macchina. Oh! Scusami tanto, caro. Ti ho fatto molto male. A chi? A me? Ma se cercare di uccidermi è stato il solo errore che abbia fatto il tuo amato cugino. Non si può uccidere Riccardo Cuor di Leone. Sei completamente matto. Osi dire che sono matto, è un delitto di lesa maestà. Ah, no, eh? Posso venire con lei? Perché? Mi sono innamorata di lei. Di me? Oh, io sono troppo vecchio per te e sono uno scapolo incallito. E poi tu ci staresti a sposare un poliziotto? Perché no? Mia madre ha sposato un poliziotto ed è sempre stata felice. Tuo padre è un poliziotto? Beh... Papà! Papà! Siete in ascolto? No, no. 009 in questo momento è alle prese con il caso Jill. Jill? Appunto. Scusi, signore. Dove mettiamo questo baule? Non so, chieda alla direttrice. Lo mettiamo in magazzino? No, no. Per ora sistematelo in garage. Poi lo porteremo su. Accidenti, quanto pesa! E che c'è dentro? Un cadavere!